Io non faccio commenti, la prima domanda, cerco subito di capire l'umore di Zeman, contento quanto? Vabbè, io sono contento, è per il risultato e per il primo tempo, penso che abbiamo fatto bene, magari poi secondo si sono messi più a controllare abbiamo subito qualche attacco pericoloso. Cuppone, doppietta, difficoltà nelle scelte quando torneranno Vergani e Tomassini? Vabbè, ne potevo fare altri due. Ha fatto bene, se giocava sullo spazio l'abbiamo sfruttato per quello e lui in questo è molto bravo. Oh, in cronaca ho detto, mister, ma siamo sicuri che è lo stesso Milani dell'anno scorso? Pressione alta praticamente per 90 minuti, assist, primo gol è merito suo. Sì, ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare, infatti io cercavo di mandare i terzini sui loro quarti quinti e lui c'è stato sempre. Centrocampo, intendo soprattutto Squizzato e Tunjov, un po' sotto ritmo, devono crescere tanto o è contento della loro prestazione? Noi gli abbiamo dato un 6 politico oggi. Per me è poco, perché Squizzato, a parte che voglio che corre di meno, però gli altri ci devono dare la palla, lui ne ha giocato poche, magari all'inizio ha giocato prime tre solo dietro sui difensori, invece anche lui deve cercare di verticalizzare. Quanto deve crescere ancora questo Pescara dal punto di vista fisico? No, ma fisicamente penso che stiamo a posto, poi tatticamente dobbiamo crescere, imparare a giocare più insieme, perché con altre squadre non credo che basterà buttare la palla lunga. Mi chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. Lei ieri sul mercato ha detto la sua idea, che ha sposato la linea verde della società e ha parlato di Di Pasquale. Ci dice solo un suo commento su Simone Franchini? Non lo conosco, o meglio so che è un centrocampista, so che ha fatto bene e spero che ci aiuta a crescere. Una domanda, una per Zeman, la riferisco io, Massimo? La fa naturalmente Fabio Ferraresi. No, ma io faccio un saluto al mister e volevo dire se è contento della prestazione di Acornero, che a me sembra un giocatore importante per questa squadra, che vede la porta, che fa gol. Intanto la saluta Fabio Ferraresi e le chiede se è contento della prestazione di Acornero, che tra precampionato, Coppa e oggi ha dimostrato che vede la porta e che fa gol. Sì, sono contento per quello che fa, per me può fare anche meglio, ma deve trovare le distanze giuste e spazi giusti. Per me si è mosso bene, aiutato anche in fase difensiva, però mi aspetto di più sull'attacco verso la porta. Lui è ancora troppo largo, va più sulla bandierina che sulla porta avversaria, dove dovrebbe valere di più. Chiudo proprio così, 7.187 spettatori tra paganti e abbonati, non male Zema. Pensavo di meno, pensavo che non ci credeva la gente di Pescara, spero che ci crederà e che ci aiuterà sempre.